Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questa nuova parte della guida di Pokémon Diamante, la crisi 94. Questa è la parte numero 76. Ok, andiamo avanti con l'entrata Super 4. In questo caso si tratta di Vulcani che abbiamo già incontrato prima, Andrenicoli. Corrado con i suoi Pokémon di tipo fuoco, i Pokémon più forti che abbia mai visto e con cui ho avuto molti problemi anche quando giocavo su Nintendo DS. Il primo Pokémon non dovrebbe dare tanti problemi, però la cosa preoccupante è il livello. Sta assorbendo la luce e si prepara ad usare Solar Raggio, ma io riesco a sconfiggerlo con un brutto colpo anche. Il secondo è un Infernape, questo è il Pokémon più terribile di tutti, a livello 61. Usa fuoco carica. Che non mi manda KO. Però ha anche un'altra mossa pericolosa. Però lo sconfiggo. Il terzo Pokémon non lo panni. Lo panni, cambio Pokémon e metto Infernape. E gli faccio usare Zuffa. Ecco, Zuffa è un tipo normale, lo panni. Quindi è super efficace, una mossa di Hippolotta. Sconfitto lo panni. Userà Steelix. Per Steelix lascio Infernape. Gli uso fuoco carica. Usa Rogodenti. E usa ancora fuoco carica. Che forse non lo manda KO. Vediamo, no, infatti. Dai, ricaricati. No, niente. Allora sarò costretto a iniziare tutto da capo. Infatti lo ricarica. Il primo fuoco carica, che mi lascia con 49 PS. E il secondo, che lo manda a capo con un brutto colpo. Fantastico. Infernape adesso va sostituito seriamente, però va al livello 58. Poi userà Drift Blim. Per Drift Blim uso Garchomp, no, sì, uso Garchomp e lo metto in prova perché il prossimo sarà lui da usare, soprattutto per una mossa. Voglio vedere Sgranocchio, vediamo come scende. Dai, non è pessima, non è neanche ottima come mossa. Quindi penso che la utilizzerò. Vediamo un po'. Perfetto. Drift Blim KO. Mi ha sconfitto anche il terzo Super 4. Direi ottimo, veramente. Sta andando benissimo. Non dirà così niente, dirà soltanto questo coso vai avanti, se no dice. Allora, voglio sentirti dire anche un'altra frase. No, si è offeso a morte. Il terzo Super 4 è sempre così. Si offende a morte. Mi ricordo anche nella versione cristallo così, tipo Bruno. Dicevo soltanto due cose in croce perché è arrabbiato. Corriamo Infernape prima di tutto perché è assorbito Rogodenti di Steelix. Ok. E Garchomp finale. Prossimo Pokémon. Garchomp primo. Secondo direi Diaga, terzo Gastrodon, quarto Infernape. Ok. Ragazzi, anche questa parte termina qui, quindi votate, commentate, iscrivetevi. Ciao a tutti!